Salve a tutti gli amici di Tech Different, siamo qui con la rapidissima guida su come ripristinare un LG V10 ai dati di fabbrica tramite recovery. Anzitutto dobbiamo spegnere il dispositivo. Lo spegniamo. In pratica bisognerà tenere premuto il tasto accensione e spegnimento, volume giù, contemporanea. Quando appena appare il logo LG, rilasciare il tasto spegnimento, accensione e rischiacciarlo ancora una volta per accedere alla recovery. Allora, adesso mi posiziono con le dita così almeno riesco a farlo. Da device spento, schiaccio adesso tasto accensione, spegnimento e volume giù. Rilascio e ripremo il tasto accensione e spegnimento e vedete che appare questo menu che mi dice in pratica che cancella tutte le informazioni e ripristina ai settaggi di default, quelli di fabbrica in pratica. Andiamo su Yes con il volume, diamo l'invio con il tasto di accensione e spegnimento. Ci dà ancora una conferma se magari non volessimo farlo. Diamo yes e lui fa il ripristino. Adesso non dovremo altro che attendere che faccia tutta la procedura. Ricordo di fare un backup prima dei propri dati, togliere la micro SD eventualmente e poi potete procedere in quanto va a cancellare tutti i vostri dati personali, i contatti e quant'altro. Questo diciamo che è il metodo più tra virgolette più sicuro per fare il ripristino di un dispositivo. Ottimo magari nel momento in cui dovete vendere il dispositivo ad un'altra persona oppure dovete mandarlo in assistenza, lo mandate così com'è, vergine fra virgolette. Attendiamo. Vedete che sta riavviando Android, sta ottimizzando le applicazioni. Ecco, perfetto. Una volta che è riavviato, vedete che ci impiega proprio pochissimo. Abbiamo questa schermata qua e da questa schermata, ovviamente dovremo selezionare la lingua. Come una prima installazione e poi andiamo avanti e proseguiamo con l'installazione. Bene, direi che per questa rapidissima guida su come fare il factory reset e cancellare tutte le informazioni sul dispositivo su LG V10 è tutto. Vi ringrazio per la cortese attenzione, vi rimando al prossimo video. Grazie ancora e buona giornata. Ciao!